Siamo in diretta. Eh sì, siamo in diretta, visto? E allora? E allora aspettiamo un attimo. Ah. Non vedi la scritta? No, non la vedo. Stiamo scherzando. Allora. Bene, diretta surprise. Oggi qui con questi due, che sarebbero i miei genitori. Queste due. Bene, bene. Nulla, volevo presentarmi la mia famiglia, manca mio fratello che è a casa al nord. E nulla, questa è la mia mamma, questo è il mio papà, il genitore 1 e il genitore 2. Più importante, ma. Visto che il governo ci tiene. Oh, ci tiene legati. No, ci tenevo a presentarveli, sono venuti qua perché io non stavo particolarmente bene e allora sono venuti qua ad aiutarmi, o meglio, mia mamma ha aiutato, mio papà ha fatto un po' Quello che poteva. da... ha fatto quello che poteva. La cornice. Esatto. Ecco, quindi... Oh, già c'è scritto che belli che siete, guarda. Grazie. Molto gentile. Sempre le ironie. Vabbè, comunque, e nulla. Vabbè, ve li presento un po'. Lei è la Pinuccia No, Bina. Pina. E questo è Cosimuccio. Esagera. Cofò. No, Cosimo. E nulla, sono venuti qui ad allegrarmi. In realtà ci sarebbe anche Denver, il cane di famiglia, che però si nasconde in questo momento, non so dove sia. Ma è un bellissimo cane. Denver. Denver, vieni qua. Litiga col mio gatto, Vieni ovviamente. qua. Su, su, su. Vabbè, se vorrà, verrà. E nulla, niente. Ve li volevo presentare perché Quello non sono... si vede qua. Oh, patata, aspettate, Gira. giriamo un po' la telecamera. Guardate, guardate che meraviglia. Denver, sei in onda. Adesso si è girata la telecamera, fantastico. E nulla, niente, volevo presentarveli perché sono due persone importantissime nella mia vita. Nella vita, tra l'altro, di un depresso, la famiglia è importantissima. Anche se a volte qualcuno non capisce sempre a pieno, ma no, non faccio nomi, non capisce sempre a pieno la situazione. E se a volte qualcuno è un po' troppo rompiballe, ma Giustamente. è una cosa che ha di natura, non è una cosa che è Giustamente. arrivata con la depressione. Però sono due persone importantissime, direi. Non perché sono la mia mamma e il mio papà, ma perché sono due persone che hanno capito la mia situazione e mi hanno spronato ad andare avanti. La mia mamma, perché è una testarda allucinante, credo di aver preso da lei. Infatti, cozziamo la maggior parte delle volte, siamo la giorno e la notte, però ci vogliamo tanto bene. Infatti, adesso che va via mi mancherà tantissimo. Mentre il mio papà è quello che mi ha insegnato a giocare ai videogiochi. Che mi ha insegnato una delle prime forme d'amore, secondo me, che è una delle più importanti, che è la generosità. Perché lui è sempre quello che se c'è qualcosa e lo deve dividere, se c'è una parte più grande la date. Cioè, ha sempre fatto così. E se c'è qualcosa in casa ti chiede 10 volte prima di mangiarsela, perché ovviamente è goloso, prima di mangiarsela ti chiede 10 volte se la vuoi prima tu. Tant'è che poi lo mandi a quel paese perché dici: ti ho detto di no la prima, ti ho detto di no la seconda, ti ho detto di no la terza, ma lui continua. Ma non è perché ti vuole rompere le balle, ma perché vuole essere sicuro di fare qualcosa di giusto e di buono. E quindi io sono particolarmente fiera dei miei genitori, che se vogliono dire qualcosa è la mia mamma che c'ha già i lacrimoni. No, Stavo scherzo. ridendo. No, Ride. siamo contenti. Voi volete dire qualcosa sulla vostra bambina?
Tra l'altro io grazie a lei se mi sono laureata perché psicologi, eccetera, cioè tutti insegnanti, io che ero bravissima a scuola mi dicevano no, no, ma con tutti i mal di testa che ha, la depressione, eccetera, non si diplomerà mai. Non mandati a quel paese. Esatto. E gli ho detto di farsi i cavoli loro e che lei era intelligente, io la conoscevo perché l'ho partorita io, di conseguenza. Di conseguenza la conosco anche se non sono laureata, quindi, non ci vuole molto. E quindi io non solo mi sono diplomata, mi sono laureata grazie a questa signora qua che tutti dicono ah, l'ignoranza, la terza media, qui c'è del polso, signori. Solo lei? A me non mi voleva tu perché sennò li picchiavo. Tu sei stato un contorno. No, lui è quello contro cui ci si sfoga, perché appunto ti insiste talmente tante volte che ad un certo punto ce lo mandi. Va bene così, va bene. C'è da dire che ho avuto la fortuna di avere dei genitori giovani, non dirò l'età, perché altrimenti scoprirete la mia. E quindi, non lo dire. No, che dice l'età? E quindi, 25 nulla. Anni. Ah sì, giusto. Ne compio sempre 25. E nulla, quindi questa è una piccola diretta a sorpresa. Buon Halloween a tutti. Non è Halloween, papà, era ieri Halloween, era oggi santi. Ogni santi, va bene. Dice sempre la parola sbagliata. C'è da dire che ieri è stato per la prima volta truccato a me. Purtroppo. Sì, è stato lì, è stato bravo, è stato bravissimo. Non stava fermo un attimo, ma è stato bravissimo. Magari mettiamo le foto poi, perché era bellissimo. Tutti, chi erano i tuoi compagni, i tuoi ragazzi che allena di calcio? Tutti a fare complimenti. Beh, nessuno l'ha toccato così. Vabbè, e ci credo, ho toccato io. Ogni tanto bisogna prestarsi a queste cose. Io che non mi sono come mai... Come io mi presto a sopportarli da una vita, loro si prestano. Ci supporti perché noi siamo orgogliosi della nostra creatura. Okay. E nulla, oggi se ne vanno, quindi sarò un po' più triste. Purtroppo ci tocca, domani devo andare a lavorare. Però sono contenta che siano arrivati qua. Grazie. Anche perché mi hanno dato una grossa mano, perché quando hai la depressione ogni tanto, quando hai il down potenti, non riesci a fare una mazza anche in casa, quindi cioè, è una cosa pesante, la gente pensa che sei pigro, in realtà no, cioè non ti riesci a muovere. Ora io lo dico col sorriso, ma c'era mica tanto da sorridere. No, proprio per niente. Vabbè, e dai. Quindi insomma sono la famiglia è essenziale in questi casi, e la famiglia non deve essere per forza mamma, papà, eccetera, la famiglia è anche quella che ognuno si sceglie. Io ho una sorella che non è di sangue, ma è la mia migliore amica, eppure, cioè, è, nel senso... Anche, esatto, cioè, vabbè. Quindi, insomma, ho una zia che non ho è la mia cognata, zia. Che ho una sorella. Oh, assolutamente sì. Moglie del fratello. Ciao, zia Katia! e nulla. E vabbè, saluta anche lo zio Matteo, sono senza offesa. Ciao zio Matteo. Ma gli uomini li mettiamo un po' sempre da parte. Allora mi metto da parte. Ma che? Okay. No, beh, scherzi a parte, no. Ho una famiglia numerosa e diciamo amorevole. Quindi mamma non fare quelle facce. Non ho fatto niente. Ho una famiglia e per la maggior parte amorevole, diciamo così, che capisce la situazione e mi dà sempre un po' di forza. Quindi, signori, per me la famiglia sarà sempre al primo posto. Sì, magari prima o poi ne avrò una mia, così almeno. Vabbè, anche perché la signora qua è giovane ma vuole diventare nonna, quindi candidatevi, no scherzo, scherzo. Mi sembra giusto, non voglio avere il bastone per portare fuori il mio nipotino. È giovane, fissa, cioè rendiamoci conto, io non dico l'età, però è giovane. Vabbè.
bronchite passerà. Speriamo. Lui fuma, ma è il bronchite, quindi non gli ho attaccato niente. Bene, vi ringrazio per chi ha seguito, per chi ha voluto. Ricordatevi che io tanto salvo tutto, metto tutto sui social, quindi in queste due facce le rivedrete su tutti i miei social. E metterò anche una foto col trucco. Ah, bene. Sì, dai, lo devo mettere. Sì. Ok. No, stavano benissimo, erano bellissimi. Lei è stata una strega, lui è stato un mezzo zombie, l'ho un po' sfatto. Belli, belli, belli. Sono belli anche al naturale, ovviamente, perché non è che io potevo prendere da nessuno, cioè, insomma. No, qualcuno lo ripigliamo. Babini. Ciao a tutti, salutate. Ciao. Ciao, ciao. Buona proseguizione. Sì, beh, quello. Continuazione. Fermato.